donna più o meno intelligente dell'uomo? Perché non esistono storicamente delle donne che in maniera uguale all'uomo abbiano manifestato le proprie capacità intellettuali? Giriamo questa domanda alla Levi. Prima di tutto io dissento dal punto di dire non esistono donne che abbiano dato prestazioni uguali. Scusi, ho detto almeno non in maniera quantitativamente. Ah, quantitativamente certo, l'abbiamo già riconosciuto. Dal punto di vista qualitativo no, questo è negato da quanto abbiamo già detto prima. Vorrei poi fare un commento sulla questione dell'equazione o equivalenza che si è fatta qui e si fa generalmente tra capacità intellettuali, prestazioni intellettuali e aggressività. No, un momento, non è un'equivalenza, è un'influenza dell'aggressività sulle prestazioni intellettuali, che non vuol dire aggressivo uguale intelligente. Va bene, non vuol dire questo. Tuttavia, normalmente nella nostra società si considera questo un elemento di valore e noi sappiamo infatti che dal punto di vista del successo, la persona aggressiva ha normalmente più capacità, un successo assai maggiore della persona meno aggressiva. Sappiamo tuttavia che non è valido, e certamente questo è accettato in genere, dire la persona più aggressiva è più intelligente. Abbiamo un esempio famoso, noto a tutti, di una persona eccezionalmente intelligente, Einstein, che era ugualmente una persona molto timida. C'è un altro punto che avrei piacere di rilevare ed è questo. Si dice che nella storia la donna nel passato, nel migliaia di anni, centinaia forse non sappiamo, ha contribuito meno, ed è vero, alla nostra civiltà, in quanto forzata a una situazione sedentaria. Ora in genere non è noto, e questo è il punto che mi pare importante, che la donna in realtà ha contribuito molto. Si ritiene, per quanto questo su basi non completamente provate, che il contributo della donna all'agricoltura sia stato molto notevole e che sia la donna che ha iniziato, almeno questo fondandomi sulla storia economica del mondo antico. Non si può provare, questo siamo d'accordo. Non è tanto questo il punto dell'agricoltura, per quanto sia ritenuta abbastanza provata da alcuni storici, quale Heikelheim. Tuttavia è riconosciuto in genere, su questo punto credo che non ci siano dei dubbi, che la medicina medievale deve contributi enormi alla donna. Ricorderò questo proposito. La medicina popolare in genere. Ma ricorderò dei contributi che io considero eccezionali, quali quelli della scoperta di erbe, quale sega, la cornuta, la bella donna e la digitale. La digitale è stata scoperta da una strega inglese che poi è finita sul rogo, insieme a centinaia di migliaia di altre accusate appunto di questa loro capacità. Cioè, è finita sul rogo per aver scoperto la digitale. E in questo modo, per aver scoperto queste erbe che portavano. Direi che questo, insomma, è un elemento che oggi è riconosciuto come. Mi sembra che la Levi Montalcini dica: la donna ha dato il suo contributo notevole alla società ed è stato notevole, soltanto che non è stato riconosciuto, anzi, molto spesso. No, non soltanto quello, io direi che la vita sedentaria, non di necessità, ha discriminato contro le capacità intellettuali. Questo io dico anche. Ah, ecco. A parte che siano riconosciute, questo è un punto. Contro le tue tesi iniziali, però, perché te dicevi, secondo me giustamente, che la donna è fondamentalmente stata repressa, sì, in parte per questioni di fatto, in parte per questioni, se vuoi, di oppressione, mentre adesso diresti che la sua situazione in un certo modo ha sviluppato le sue qualità. Questo potrebbe anche significare che se non fosse stata repressa avrebbe potuto sviluppare molto di più, diciamo, la donna una volta messa sul rogo, perché questa sua qualità è repressa di necessità. Possiamo dire che la donna, là dove non è stata repressa, cioè per quelle attività che gli sono state concesse, che gli sono state lasciate da parte dell'uomo, ha dimostrato perlomeno, se non di essere superiore, di non essere inferiore. È questo quello che la signora Levi voleva dire, che nel suo ambito, che è quello molto strettamente legato alla maternità, la donna ha già manifestato le proprie capacità intellettuali. Secondo me, di fatto, no, in generale anche le donne lo riconoscono, tranne in alcuni particolari, la società nel passato è stata essenzialmente maschile. Questo, certo, mi sembra che sia un fatto. Certo. Ora, ma perché? Questa è la domanda. Il perché, secondo me, l'ho già detto inizialmente, per conto mio dipende essenzialmente dal fatto che la donna era forzata a un ruolo diverso e forse è
secondo me probabilmente ha una psicologia diversa. Non possiamo pensare astrattamente di mettere la donna e l'uomo alla pari, perché esistono delle differenze storiche, culturali e sociali molto forti che non possono essere superate. A noi interessa sapere quali sono le potenzialità dal punto di vista genetico delle capacità, delle prestazioni intellettuali della donna. Sì, ma capisci questo, che non cioè lo possiamo sapere finché non sono alla pari. Ecco, io direi che qui ci troviamo nello stesso terreno della questione razziale, dove ancora oggi noi non possiamo rispondere a questa domanda, sino quando il condizionamento, le condizioni ambientali sono così differenti. Però noi abbiamo superato la condizione che non siamo, siamo in condizioni di completa ignoranza. Oggi noi sappiamo che la teoria razzista, cioè che delle popolazioni cosiddette primitive non abbiano la capacità di acquisizione di questi strumenti tipici della nostra cultura, non è vero. Non sappiamo affatto se siano uguali, inferiori o superiori. No, hanno delle possibilità, senza dubbio le popolazioni colonizzate nell'Ottocento hanno indubbiamente la possibilità di acquisire completamente la nostra cultura occidentale. Va bene. Quindi...